Castellini, buonasera. Buonasera. Questa non è tecnicamente una telefonata sbagliata, eh, tiriamo via il velo dalla, dalla, solita, dalla solita pinzione, ma è un secondo appuntamento che spero preluda ad altre chiacchierate sull'intelligenza artificiale e eh, entriamo in media stress direttamente nel pieno dell'azione perché io da bravo studente mi sono studiato un articolo che tu mi hai mandato e di, di cui potrei parlare questa sera, che eh, in qualche modo incrocia eh, il tema dell'intelligenza artificiale con le prospettive di lungo termine di sopravvivenza dell'intero genere umano. Mi permetto soltanto di fare una piccola citazione eh, letteraria. Il buon Asimov, scienziato, divulgatore, oltre che scrittore. Forse ci aveva visto lungo se nella sua eh, epopea della fondazione aveva raccontato di un genere umano nel tempo, accompagnato nella propria evoluzione, proprio dall'intelligenza artificiale. Un, un personaggio, il robot Daniel, si ritrova proprio nei, nei passaggi fondamentali dell'evoluzione, tarda evoluzione, evoluzione dell'umanità, e probabilmente questo in qualche modo poteva essere il suo modo di anticipare il tema che affronteremo questa sera. Quindi ora dico solo due parole, intelligenza artificiale, lungo termismo e tu metterai insieme filosofia e scienza presentando questo, questo tema. Mi sembra grazie, ma mi sembra un tantino pretenzioso da parte nostra, mia, mia parlare di cose del genere. Però sì, questo articolo che abbiamo scovato su Diamo a Cesare quel che è di Cesare, l'articolo si trova su una rivista online che si chiama Quaderni d'altri tempi e l'autore è un, uno scrittore e studioso di storia che si chiama Paura di cognome, Roberto Paura. Eh, in questo articolo è talmente pieno di idee che io l'ho mandato un po' a tutti gli amici per vedere che reazioni ottenevo. La maggior parte di, degli amici mi hanno detto questa roba è inquietante, non l'avrei mai detto. Per articolo a sua volta facciamo un po' come fa Jorge Luis Borges, che c'è sempre uno scritto dentro uno scritto dentro uno scritto. L'articolo è la recensione di un libro di Irene Doda che si intitola L'utopia dei miliardari. Cosa vuol dire? Beh, allora, come dicevi te, Asimov... Sì, un, un lungo termista ante litteram. Io mi ricordo un romanzo, eh, adesso poi vediamo tutti i link nella descrizione. Un romanzo di fantascienza che si intitola Last and First Man, Gli ultimi e i Primi Uomini. Ora non mi ricordo l'autore, che è una incredibile cavalcata, ed è un romanzo dei primi del Novecento, se non erro, vedi c'è un po' datato. È un'enorme cavalcata da allora fino all'anno 5 miliardi. E non ricordo che compaia l'intelligenza artificiale da nessuna parte. Invece, Asimov, come dicevi te, giustamente, ehm, qual è la storia dietro la, la, la fondazione? La fondazione è un paravento, una società scientifica che in realtà è politica, ma poi dall'altra parte dell'universo c'è la seconda fondazione. La seconda fondazione è la fondazione degli uomini telepatici, cioè l'uomo evolve. Diventa, c'è questa nuova razza sottogenere, di, di sottospecie di esseri umani che sono telepatici. Allora nel primo ciclo della fondazione gli uomini telepatici sono quelli che controllano che tutto vada bene. E in realtà poi Asimov negli anni, credo, 90, riprende gli scritti degli anni 50, li fonde, e alla fine li fonde proprio in quel modo lì, il robot intelligente, e tra l'altro nota che è un robot costruttivista no? è un robot che ha tre leggi però impara con l'esperienza interagendo con gli esseri umani e quindi diventa veramente intelligente non nel modo che dicevamo l'altra volta di ChatGPT, ma nel modo costruttivista e diventa il compagno fedele dell'essere umano non, non come un cane ma come un amico e alla fine la, io credo di, di aver capito che secondo Asimov la fusione fra uomo e macchina è quella c'è un uomo super evoluto e una macchina super evoluta quindi intelligente e alla fine le due intelligenze sono, sono compagni sono colleghi e affrontano il futuro e a differenza di questo fa notare mi pare che sia di nuovo Roberto Paura in questo articolo fa notare che Asimov a un certo punto scrisse un romanzo che consiglio a chiunque bellissimo che si intitola The End of Eternity la fine dell'eternità e quale invece non c'è l'intelligenza artificiale c'è una casta di Tecnici, di scienziati um, che gestiscono l'eternità, cioè tutti i secoli dell'umanità. Vivono in una specie di mondo atemporale e quando succede qualcosa intervengono per evitare che scoppi una guerra, per evitare che ci sia l'olocausto termonucleare, per evitare che ci siano dei massacri, insomma, per fare il bene dell'umanità. È il messaggio potentissimo di quel libro lì, alla fine. L'eternità, cioè questo club di eterni, come si chiamano loro, è male perché impone una cappa di controllo sull'umanità, tiene tutto tranquillo, perché vuol dire che l'umanità non è più in grado di progredire. Io la trovo affascinante questa cosa. E invece, in quel, però, attenzione: in quel romanzo lì l'intelligenza artificiale non c'entra e qui, invece, il, ciò che ci segnala. Roberto Paura in questo articolo e ciò che ci segnala la Irene Doda nel, nel libro recensito da Roberto Paura è che c'è che un club di miliardari, persone più ricche del mondo, in particolare loro se la prendono con Elon Musk, però io immagino che anche Bill Gates, Bezos um, stiano in questo club e che hanno a cuore questi miliardari. Beh, hanno a cuore che l'umanità non si il che significa che che anche, anche il 99% dell'umanità può morire l'importante è che se ne salvi un 1% quell'1% che fa andare avanti la specie e, e, e da chi è costituito questo 1%? da loro casualmente <ride> insomma è una cosa un po' non a caso nuovamente eh, Roberto Paura cita Ayn Rand la scrittrice e filosofa eh, di origine ucraina se non erro che negli anni 30-20 scrivese questi due libri, uno, uno dei quali è famosissimo, Atlas Shrugged, che in italiano sarà boh, l'Atlante, l'Atlante, ma non lo so. Insomma, è questo libro nel quale improvvisamente gli, i grandissimi imprenditori americani scendono in sciopero perché lo Stato li sta opprimendo e rovina la loro creatività. C'è come se oggi l'autorità antitrust, che non esiste quasi più, ma. Prendesse, che ne so, eh, la Tesla e la spaccasse in dieci parti, oppure so, prendessero Google e lo spaccassero in dieci aziende diverse, come fecero con la a suo tempo. Cioè, prospettiva inimmaginabile. E allora hanno buon gioco i nostri amici miliardari, insomma, a concepire un futuro puramente tecnologico, puramente tecnico, che loro dichiarano essere non politico, cioè eh, indipendente dall'ideologia. In realtà c'è sempre dietro la loro di ideologia, l'ideologia corrente, quella che è il capitalismo neanche del libero mercato, ma un capitalismo nel quale possono fare quello che vogliono e fanno quello che vogliono. E ne siamo tutti contenti, eh, perché ormai senza Google si muore, senza, senza Amazon si muore. E, insomma, è uno dei... Allora, per ricollegarci al tema dell'intelligenza artificiale.. Cioè questa gente ha a cuore il fatto che l'intelligenza artificiale, come nella serie di libri di Asimov, diventi il compagno, diventi il... il non è anche il servitore, ma l'amico fedele dell'umanità. Cosa che non è affatto detta. Andate, vi suggerisco a chi ci ascolta di andarsi a leggere questo articolo e i riferimenti all'interno. C'è un sacco di gente che dice, guardate che un'intelligenza artificiale vera che evolvesse davvero una coscienza, a un certo punto, questo lo dicevamo anche modestamente tu e io l'altra volta, non è mica detto che sarebbe nostra amica, anzi, è plausibile che a un certo punto eh, facendo un minimo calcolo, costi-benefici, dice, beh, meglio annientarli gli esseri umani così rimango io da sola. Chi lo sa, beh, senti. Beh, direi che intanto, nella migliore delle ipotesi, un'intelligenza artificiale che evolvesse eh, a fianco dell'umanità, potrebbe veramente, come in Asimov con la legge zero, eh, preferire il concetto di umanità a quello di singolo individuo, quindi che nel nome, nel nome astratto, secondo il suo punto di vista, di umanità, arrivi a, non, eh, a scavalcare intanto l'interesse immediato del singolo individuo. Che questo singolo individuo, però, è colui al quale magari si interfaccia e che un secondo prima è padrone, nel momento dopo diventa bambino da accudire e che perde margini di, eh, di indipendenza. Questo, nell'ambito probabilmente della, della fantascienza, ma un'evoluzione di, di una mente che si crea e che supera man mano i propri limiti anche per un fine eh, di tutela del proprio, del, del proprio stesso creatore potrebbe configurare un'intelligenza che un domani veramente eh, può scavalcare quelli che sono i limiti che gli sono imposti dalla, dalla programmazione Ma cosa sono le tre leggi della robotica se non una sorta di etica delle macchine e guarda che questo è un campo di ricerca odierno, profondissimo cioè, eh, l'altra volta nella nostra prima chiacchierata menzionavo questo mio collega Vincent Müller che, va, che lavora nell'ufficio accanto al mio e il suo gruppo si chiama Philosophy of Artificial Intelligence Research. Questo è un esperto di etica dell'intelligenza artificiale, ovvero quali sono i compiti che dobbiamo dare all'intelligenza artificiale, quali sono i limiti che dobbiamo porre all'intelligenza artificiale. E nel suo campo si parla delle tre leggi della robotica di Asimov al quale, al, alle quali aggiungeremmo, come dici te, la legge zero. Che come, che come fa la legge zero? Io non me lo ricordo mica. Parla del fatto che un robot non può nuocere all'umanità, mi pare di ricordare, esatto, esatto, esattamente. E quindi tu estendi il concetto di non nuocere al singolo. Il concetto di non nuocere al, 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 all'intera all umanità, oh. sì, ma questo genera sostanzialmente una, una mente profondamente etica. Che può scavalcare quelle che possono essere le inibizioni e le norme etiche di base, ma che senza pensare all'intelligenza artificiale si può semplicemente anche riferire a quello che è uno Stato etico dove ridotti i limiti, diciamo, eh, liberali sposta sullo stato del formale interesse del cittadino, la precisa definizione di quella che è, è l'etica e la condotta. Il cittadino deve seguire, quindi, senza neanche parlare di intelligenza artificiale, si può tranquillamente guardare oggi, tra esseri umani, che cosa vuol dire magari demandare a un soggetto esterno, anche con le migliori delle intenzioni, la, la tutela della collettività. Basti pensare, se volessi fare semplicemente un riferimento, a quelli che possono essere obblighi di natura discutibili o meno sanitaria in interesse collettivo, è stato oggetto di forti discussioni negli anni passati. Questo proiettato su un, su un essere senziente e autonomo potrebbe essere difficilmente governabile. Hai aperto una bella, una bella serie di, di cose. Dici avere un'intelligenza, allora prima di tutto, intelligenza artificiale, superpotente, molto più, molto più potente come calcolo, come capacità di calcolo. Non è che leggevo quest'oggi che una delle prime grandissime vittorie di OpenAI fu creare AlphaGo, questo programma che sconfisse uno dei massimi maestri mondiali di Go, che è un gioco difficilissimo, non neanche, so neanche le regole, però è il maestro di Go, dopo essere stato sconfitto da una macchina, disse questa macchina mi ha annientato, ha annientato il gioco. Io posso anche divertirmi a essere il giocatore più bravo del mondo, però c'è sempre un'entità che non è umana che vincerà sempre. Allora che questa cosa si possa applicare a un'etica dell'umanità, io la trovo, è il vecchio sogno di Leibniz, lasst uns rechnen, no? calcoliamo. Che Non so in quale, mi ricordo in quale testo, ma Leibniz era convinto che l'inventore del calcolo differenziale con la notazione moderna, adesso un po più, un po più, eh, una, è una technicality, però... Le, fatto che al giorno d'oggi le derivate le scriviamo df fratto di x è dovuto a Leibniz e non a Newton. Leibniz, last uns rechnen, calcoliamo. Ci sono due popoli in guerra, e beh, prendete il presidente del popolo 1 e il presidente del popolo 2, li mettete a un tavolo, questi calcolano, alla fine troviamo la soluzione, quindi di guerra non c'è più bisogno. Io sta cosa la trovo fra il fra l'impossibile e perfino l'ingenuo, cioè boh. E del resto, attenzione perché affidarsi a una macchina, affidarsi al alla tecnologia o addirittura al tecnico maschera un intento politico. In Italia siamo esperti, certo. no? il governo Monti, il governo tecnico, quindi non ideologico, farà il bene dell'Italia. Io qualche dubbio ce l'ho che sia andata così. Per affidarsi a un'intelligenza artificiale, poi tra l'altro, L'eventuale intelligenza artificiale alla quale ti affidi è stata comunque programmata da qualcuno. Il set di dati che la forma è stato comunque raccolto da qualcuno o prodotto da qualcuno, per cui c'è sempre il problema di chi controlla il controllore. Ecco. E infatti, e con questo concluderei, perché questa è una riflessione che è la prima cosa che mi ha, che mi ha sollecitato, che mi ha indotto a pensare, è questo articolo qua. Dicevi te giustamente, durante la pandemia, insomma, abbiamo visto misure di sicurezza messe in pratica anche col consenso della maggior parte della gente, ma insomma, misure che restringevano la libertà personale. Adesso, astraendo da quelle che sono casi di emergenza, io contro la tecnologia non ho niente, anzi, cioè, ci lavoro, sono professore di robotica, quindi. La tecnologia deve lasciarmi lo spazio di, di non usarla se non voglio, vale a dire: um, In Italia c'è l'identità elettronica adesso, a suo tempo, introdussero lo SPID, che è una grandissima cosa. Se sei informaticamente alfabetizzato, tu ti colleghi al sito della pubblica amministrazione in un attimo, ricevi i certificati in PDF sì. sul computer, puoi consultare la situazione delle tasse. Tutte cose che un tempo ti ci volevano giorni di coda negli uffici era va bene che ci sia, ma io esigo la mia libertà di scegliere di non usarla. Cioè, se voglio, esigo di poter non utilizzarla e di andare allo sportello e di trovare la signora che, che mi fa la pratica a mano, e questa cosa è sempre meno possibile. Per esempio, ormai se non hai lo speed al sito dell'agenzia delle entrate non accedi sei obbligato a farlo. E infatti, e con questo io concluderei la recensione di questo articolo mirabile che consiglio a chiunque di leggere, si intitola Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo e non a caso chiude l'articolo con la famosa citazione dal, dal poema di Montale. Ecco, noi possiamo dirti quello che non vogliamo. Ecco, io non voglio essere obbligato a usarla la tecnologia. Voglio avere la libertà di essere obsoleto. Del resto Beh, sono diciamo un vecchio che. Hai aperto... 42. Siamo in due. Siamo in due. Sì, è vero. Dal reparto Coitano. geriatria questa sera è emersa una, una prospettiva sicuramente, ehm, non dico inquietante, perché poi sostanzialmente ogni cambiamento può generare apprensioni, va pilotato da un lato e vissuto responsabilmente dall'altra. Mi piacerebbe allora a questo punto, in futuro, che eh, potessimo farci una chiacchierata sulla, eh, non tanto sull'aspetto eh, diciamo della, della genesi dell'intelligenza artificiale, della sua governance. Ma dal punto di vista di colui che vorrebbe andare allo sportello e che non ci andrà più, dal punto di vista di chi vivrà in contatto dall'intelligenza artificiale, non ci andrà quale più perché non può farlo. E questa è la cosa perché fondamentale. Non, non ci andrà più esatto. perché non può farlo di fatto o di diritto è obbligato a usare lo speed, certo eh, però sarà interessante capire allora quali sono, e quali magari rimandiamo al prossimo alla prossima chiacchierata. Quali sono gli ambiti e i margini da difendere o da strutturare per evitare di essere in qualche modo annullati da ciò che invece dovrebbe agevolarci la vita. Potrebbe essere questa la prospettiva per trovare o in, cominciare a immaginare un punto di Lagrange tra la gravità, eh, no, la trazione verso l'intelligenza artificiale e la nostra vita quotidiana, un punto nel quale restare in equilibrio. Eh, questa volta avremo parecchio da prepararci se vogliamo dire qualcosa di sensato al riguardo. Vede. E del resto, e come ho detto l'altra volta, cioè, tu puoi fare scienza finché vuoi, ma non puoi evitare di fare politica. Infatti vedo che queste chiacchierate evolvono dal... Puramente scientifico, sempre più al politico. Ma del resto beh, le scienze che... politiche sono una scienza di tutto rispetto. Cioè, Va bene. Beh, ma, poi, ma poi è giusto pensare che i fenomeni vanno governati e uno degli attori è la politica. Quindi non si può certo. parlare, parleremmo in modo astratto se non riconducessimo nella, nella, in quella che è una scienza pratica per definizione, la politica, come anche l'etica, proprio dal punto di vista della classificazione primitiva. Filosofica, etica e politica sono scienze pratiche che traducono qualcosa di teoretico nel quotidiano. Quindi ne parleremo ancora. Sarai ancora mio eh, compagno di chiacchierate, spero. Disturbatore, sarò di nuovo tuo disturbatore. Va bene. Ci vediamo presto, Matteo. Va Ciao. Bene. Grazie, Claudio. Buona serata e a presto. Che cos'è Genezia? Genezia è una città immaginaria e dunque ve la immagino un po' come voglio io. Di notte, durante un blackout, è un diluvio. Nero notefondo è lo spazio che la accoglie, che la descrive. È il mio romanzo desordio. Lo trovate su Amazon.